Ciao ragazzi e bentornati su Unbox Italia. Oggi si parla di iPhone 12 mini e relativo unboxing. Prima impressione per me e confronto con un po' di accessori e qualche opinione. Ma prima di partire vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un bel like che è un grande segno di apprezzamento per me e poi un grande aiuto per crescere ed è totalmente gratuito per voi. Perciò grazie se lo fate. Allora, abbiamo un iPhone nella versione da 64 GB che, nonostante riporti il nome di mini, il prezzo non è proprio mini 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 perché si parla di 839 euro, perciò non è proprio pochissimo. Comunque sia, abbiamo un iPhone 12 mini tra le mani, ragazzi, e sicuramente non ci sputiamo sopra. Anzi, sono curioso di unboxarlo con voi e di provare le dimensioni. Sì, perché quest'anno questo è il telefono che mi ha entusiasmato di più. È il telefono dove personalmente ho trovato più novità, più voglia di osare, proprio perché le dimensioni così piccole negli ultimi anni non se ne vedevano. Ma unboxiamolo, via la pellicola. Niente effetti speciali, ma voglio dire, ci pensa già il telefono da solo a essere speciale. Ed eccolo qua, nella versione nera. Devo ancora cercare di capirne le dimensioni, quanto sia veramente piccolo. Beh, rispetto alla mia mano lo potete notare, ma adesso vi porto dei confronti un po' più interessanti. Forte, forte, ragazzi. Allora, cosa ho nella scatola? Sempre le stesse cose. Il cavo USB di tipo C da un lato e il cavo Lightning dall'altra parte, ok? Perciò dovete tener conto che non c'è l'alimentazione integrata, o meglio, non c'è l'alimentazione integrata nella confezione. Dunque, dovete prendervi qualche alimentatore tipo questo, USB di tipo C, per poi caricarvi tramite la porta Lightning il vostro iPhone. Niente cuffie, lo sappiamo, abbiamo soltanto il pin. Ok, o chiavetta, chiamatela come vi piace, per aprire il vano SIM è una sola mela. Bene, e torniamo un po' più su per andare a vedere questo piccolo 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 melafonino. Togliamogli la pellicola, che è una pellicola che non apprezzo sinceramente, così tutta bianca. L'unica cosa che mi piace sono appunto queste icone che vanno a mostrare quali sono le funzioni dei tasti. Ora poggiamo un attimo qui e vediamo un po', vediamo un po'. Allora, intanto questa parte nera opaca mi ricorda l'ardesia dell'iPhone 5. Eccolo qua, che aveva proprio questo nome, si chiamava Ardesia. Se io ve li metto vicini, noterete proprio le somiglianze nel design, anche i segni delle antenne. Però vediamo già che il vano SIM è in un altro posto. Insomma, ovviamente non posso fare un confronto di questo genere, però voglio dire che a parte il fatto che l'iPhone 5 che ho qui è dilaniato, e tutti quelli che ho sono dilaniati, me li ricordano veramente tantissimo. Mi sembra un tuffo nel passato. E siccome era un telefono che apprezzavo particolarmente, sono contento di questo design. Sembra un po' con i riflessi blu in realtà questo color black, ma non ci lamentiamo, anzi, apprezziamo moltissimo. Guardate intanto. A parte il mio 5, quanto sembra. In realtà ne ho altri due, cioè di SE, di 5, ma sono uno peggio dell'altro, come potete vedere. Forse l'SE, questo si salva. E poi ne ho ancora uno da qualche parte, ma insomma, ho trovato questi intanto. Questo è per farvi capire le dimensioni. Adesso voglio andare a togliere questi due che sono proprio brutti da vedere e metterci un iPhone 7 qua. Pazzesco. L'iPhone 7 è più grande. Incredibile. Beh, allora, un po' di tosse, perdonatemi. Guardate qui, mettendo a confronto un iPhone 7 con un iPhone 12 mini, l'iPhone 7 è più grande. Dunque, questo cosa significa? Non vi piacciono i telefoni grandi? Volete fare un upgrade? Siete pronti ad abbandonare il tasto home in favore del
Face ID, beh, allora potrebbe essere arrivato il momento di pensare ad iPhone 12 mini, un telefono estremamente ergonomico. E bisogna capire la tastiera come sarà, se sarà facile scriverci o meno, perché questo potrebbe essere un tasto dolente, ma tanto tanto più piccolo. Io in questo momento, come sapete, sono abituato al 12 Pro. Così non voglio mettervi troppi troppi dispositivi. Andiamo a togliere questo che non è più in commercio. Non voglio mettervi troppi dispositivi, ma per farvi fare un confronto, ok, questo è un 7, ma ha le stesse dimensioni di un iPhone SE. Apple tende a comparare iPhone 12 mini con iPhone SE. Difatti, quando 12 mini sarà esposto nei negozi Apple, lo troverete esposto quasi ovunque vicino ad iPhone SE, perché Apple vuole fare questo tipo di confronto o questa sorta di upgrade, no? Un cliente va a pensare a quello che può essere un iPhone SE, però si rende conto che c'è la possibilità di portarsi a casa anche un telefono più compatto ancora. E dunque magari può orientarsi su un telefono che tra l'altro costa anche di più, perciò non male come mossa di marketing. Ora togliamo questo da qui e vediamo un po' le dimensioni, ragazzi. Secondo me questo qua mini spaccherà, perché le dimensioni in questo caso potrebbero contare, nel senso che mi piace veramente così piccolo. L'unica pecca, l'unica cosa che nel mio personale utilizzo, uso spesso, è il teleobiettivo di iPhone 11 Pro, che qui non avrei. Ecco, questa potrebbe essere l'unica cosa che potrebbe farmi rallentare. Per quanto riguarda invece le dimensioni, io utilizzo sempre iPad per operazioni magari un po' più lunghe e non credo che un display del genere possa, come dire, penalizzarmi troppo nel lavoro. Ma se dovessi scegliere tra tutti gli iPhone, quest'anno io sono indeciso tra il 12 mini e i 12 Pro. Semplice. Semplicemente in realtà per questa differenza di fotocamere, non tanto per la qualità di display o durata della batteria o altro. Ora, se volessimo fare un confronto anche con il, come fanno tutti ormai, con il Max, ve li metto qui, su questa bella piattaforma dove non si vanno neanche a rovinare, e vedete proprio come quasi lo contenga alla perfezione, insomma, avanza un sacco di spazio. È veramente tanto tanto più grande. E poi anche il comparto fotocamere è notevolmente diverso, ve lo faccio vedere da vicino, le differenze ci sono, insomma, sono anche più piccole, ve le ho menzionate le differenze fotografiche del 12 Pro Max nel video dedicato a 12 Pro Max, ma spessore uguale tra l'altro. Perciò non c'è neanche quella differenza che dicevi, c'era il display OLED nella generazione precedente e dunque prima il display normale era un po' più spesso, mentre adesso non c'è neanche questa differenza che dici ho un telefono più grosso in mano o meno. Ovviamente tutte e due compatibili con la ricarica MagSafe, certo il MagSafe qua ci va, non dico a filo ma quasi. Ci va sicuramente comodo, però è proprio, posso dire, un bell'oggetto, proprio per le dimensioni. Telefoni iPhone intendo così piccolini, veramente non se ne vedevano da parecchio tempo. E comunque con tutta la tecnologia all'avanguardia che c'è dentro, non ci sono compromessi enormi, a parte appunto il sensore LiDAR e il teleobiettivo. Il processore è il medesimo, perciò secondo me un pensiero si può fare. E adesso lo lasciamo qui, mettiamo via il fratellone maggiore per andare a provare non due cover. Io ho preso la Cypress Green, ok, insomma una cover verde compatibile con MagSafe. Una cosa che volevo mostrarvi è che nelle scatole delle cover troverete questo, dove vi viene specificato che siccome la cover ha dei magneti, iPhone e questa custodia contengono magneti che potrebbero interferire con i dispositivi medici. Ok? Perciò da sapere se avete pacemaker, insomma, io non so quanti anni avete voi che guardate questo video, ma potrebbe essere un'informazione, se non altro, utile da sapere. Mettiamola qui, le nuove cover hanno tutte queste pellicoline qua.
che si tolgono facilmente. Secondo me sono state messe perché raccolgono un sacco di pelucchi. Le cover hanno questa parte magnetica anche al loro interno e sono chiuse esattamente come erano chiuse le cover per iPhone. Se volete vedere dove stanno i magneti, ve lo posso far vedere subito grazie a questo. Ok, perciò hanno gli stessi magneti. Qua c'è l'iPhone, mentre qua c'è la cover. Vedete che qua avete, come dire, due anelli un poco più grossi rispetto a questi altri. Vi mostro qua due anelli che avete su iPhone. Che tra l'altro qua non so perché smettono di esserci. Ah, anche qui smettono di esserci. Strano. Oppure il mio foglietto che scantina, ma no, in realtà no, sono fatti così. E dopo ci sono questi tre pin, oppure tre lineette magnetiche che servono per allineare quelli che sono gli accessori che non ruotino, no? Come per esempio il portafoglio di Apple, che appena mi arriva sicuramente ve lo voglio unboxare. L'inserimento è deciso da Apple, perciò prima i tastini di qua e poi una pressione da quest'altra parte. Ed ecco il telefonino proprio ino. Anche con la cover resta di una portatilità, portabilità, ergonomia non da poco, assolutamente. Mi piace sempre di più, anche perché mi piacevano le cover che proteggevano sotto, su tutti i lati. È veramente bello. Certo, magari non lo sceglierei così verde, mi piace l'abbinamento non tanto per la squadra, anzi direi assolutamente non per la squadra, mi piace l'abbinamento nero con rosso, forse la scelta dell'iPhone rosso con la cover nera, oppure rosso più rosso, insomma non male, potrebbe essere una buona abbinata. E poi devo assolutamente provare questa cover qui che secondo me è oscena. Vediamo subito. Allora, intanto cerchiamo di togliere questa cover senza far danni, e così mi sembra di aver fatto bene. E ora andiamo a unboxare questa che la stessa Apple chiama Clear Case MagSafe. MagSafe proprio perché sottolinea il fatto che abbia i magneti e basta, non ha altri nomi strani. Comunque è strano il fatto che Apple abbia voluto fare una cover trasparente ma magnetica. È come voler fare una cover colorata ma trasparente, secondo me. Ok, perché io una cosa del genere sinceramente non la posso vedere, cioè è proprio brutta, forte. Questo è il mio parere, ovviamente. Tenete conto che le cover silicone, cover policarbonato di Apple trasparenti erano così. Capirete che una cosa del genere è un po' particolare. Proviamola. Metteremo anche qui, vedete che la cover è completamente diversa. Intanto sotto è aperta, perciò meno protettiva. Sì, ovviamente sempre squadrata. Il logo Apple perfettamente al centro. Non lo so, non mi convince affatto. Non mi convince. Beh, non resta che. Ah, è liscia comunque, non è in rilievo. Nella parte esterna, comunque, credevo fosse un po' in rilievo per il MagSafe. Allora, qua abbiamo il nostro MagSafe, tuc, che va ad appoggiarsi con questa sua delicatezza magnetica. Vediamo fino a quanto vicino posso mostrarvelo, così che poi con questa cover riuscite a capirne gli attacchi. La parte bianca va appunto nel cerchio, mentre la parte in alluminio si va a connettere al magnete. E poi l'unica cosa che fa, senza poi andare via dal suo binario, è ruotare in questa maniera. Chissà se questi cavi resisteranno bene a tutte queste torsioni, anche perché io so che molti di voi, upla, lo useranno così. Useranno così, poi questo lo giri, questo lo misci, in qualche maniera secondo me potrebbe danneggiarsi. Resta il fatto che questa cover così, non lo so, non credo che possa piacermi. Sono un po' più per questo genere. Attenzione che Apple comunque menziona il fatto che le cover MagSafe lasceranno segni. Questa qua ce l'ha già il segno, perciò non aspettatevelo, ma
Le cover in silicone avranno un leggero segno e in base all'usura anche le cover in pelle un segno ancora più grosso rispetto alla pressione che i magneti gli daranno. E dunque aspettatevelo, sappiatelo, visto che i prezzi insomma non sono mai contenuti per le cover originali Apple, è giusto che lo sappiate. Dunque ragazzi, oltre a ricordarvi di iscrivervi ad Unbox Italia, voglio sapere quali sono le vostre opinioni. Avete già fatto la vostra scelta? Optate per il 12, vediamo se riesco a toglierla, che queste sono sempre dure da togliere. Optate per il 12, optate per il 12 mini, per il Pro, per il Pro Max. Un'altra pecca di queste cover in policarbonato è che sono assolutamente dure da togliere e secondo me non proteggono neanche così tanto, perché una cover rigida va ad assorbire, no, va a trasmettere l'urto rispetto a una cover così morbida che assorbe l'urto. Secondo me una cover del genere è migliore, perciò se volete un consiglio andate sulle cover in silicone. Fatemi sapere la vostra comunque, io trovo che ve l'ho messo di nuovo a confronto con il Mega Max qua. Io trovo che il Mini abbia molto da dire quest'anno, secondo me potrebbe vendere molto. Fatemi sapere la vostra nei commenti, se avete domande scrivetemele. Ah, per la batteria, molti mi hanno chiesto della batteria. Ho visto una storia Instagram di Manuel Agostini che dice che 12 Mini si sta comportando bene e ho visto altri video in cui vedo youtuber che comunque la stanno testando, non sembra male per il momento, ok? Ovviamente, se arrivate a fine giornata per poi caricarla una notte, secondo me si può essere contenti. Sono curioso anch'io, monitorerò questa cosa anch'io, magari sulla mia pagina Instagram, nelle stories, vi condividerò quello che dicono i colleghi, così che potete farvi un'idea. Perciò seguitemi anche su Instagram. Se vi fa piacere, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale, insomma, piccole cose che chiedono tutti, aiutano la crescita, aiutano non poco e sono gratuite per voi. Grazie per guardare Unbox Italia. Ciao!